Come stai? Ciao, tutto bene? Tutto come ti chiami? Oggi. Vale, Valentino, DJ Vale, nome d'arte. Come ti sei avvicinato alla musica? Ma allora, dunque, brevemente, io ho avuto la fortuna, quando ho cominciato a far girare diciamo i primi vinili, avere una serata come resident in un locale di Torino, un Circolo Arci, il Dajau, e praticamente da lì diciamo mi sono un po' formato, mi sono fatto, come si dice, le ossa, ho cominciato a imparare, insomma, a fare il DJ, ecco, ho testato questo che poi per me è diventata la mia professione. Diciamo che ho avuto la fortuna di avere un locale che ha creduto in me, quindi avevo già una serata come resident, che insomma a fine anni 80 era già, insomma, già una gran bella cosa. Che tipo di musica selezioni? Allora, io faccio, potrei definirla world music, faccio passo dall'afro al funk, al reggae, musica brasiliana, world music in genere. A me mi ha affascinato, insomma, i ritmi un po' da tutto il mondo, ecco. Non ho mai selezionato un solo genere musicale. Diciamo tutto, io reputo un po' il mio genere, le mie selezioni molto solari, ecco, musica molto ballabile, musica dal mondo, definirei così. Quali sono i tuoi riferimenti musicali? Allora, dunque, vabbè, ne ho molti. Vabbè, per esempio, per il reggae, il grande Marley, per quello che riguarda, che ne so, la musica afro, l'afrobeat, Fela Kuti, Manu Dibango, quelli sono i funky James Brown, i mostri, diciamo, è un po' scontato, però sono i mostri sacri che mi hanno fatto avvicinare a questi generi musicali. Per te è importante il messaggio delle canzoni? Il testo delle canzoni? Sì, infatti sì, credo proprio di sì, è importante. Dopodiché, anche quando mi sono avvicinato alla musica reggae, infatti quello che mi ha colpito molto è proprio il messaggio che questi artisti che propongono questo genere musicale, che lanciano, insomma, che hanno sempre questo messaggio che hanno sempre lanciato, ecco, questa è una cosa che mi ha colpito molto. È importante il messaggio, certo, che uno vuole lasciare, lanciare con la propria musica. Tu di solito ad una serata come ti approcci? Hai una scaletta? Come fai? Guarda, io all'inizio, le prime serate che facevo, partecipai a un grande evento dove c'erano una decina di DJ, io mi preparai una scaletta e poi alla fine molti dei brani che volevo mettere io li avevano messi gli altri DJ, quindi da lì ho dovuto improvvisare e da quella volta lì, ecco, ho sempre improvvisato. Poi è chiaro che un DJ deve anche tenere un po' d'occhio la pista, insomma, cercare di capire un po' lo stato d'animo, no, delle persone, insomma, che sono in pista a ballare, però quasi sempre, cioè improvviso, preferisco. Con che mezzo metti musica? Allora, ma guarda, solitamente attualmente uso i CDJ o dei controller, con il funky spesso, alcuni progetti dove usiamo il vinile. Per me non è mai stato, vabbè, chiaramente 30 anni fa usavo i vinili, c'era quello, sempre come dire, il mio primo amore. Però, ripeto, per me non è importante il supporto che si usa, per me usare un controller piuttosto che un computer, che un CD, secondo me è assolutamente, non va a influire sul gusto musicale, su quello che uno vuole comunque proporre. E ti piace anche l'uso della tecnologia, tipo serato? Certo, una cosa che ancora non ho imparato a usare è il computer, nel senso, nelle mie serate, però quando sono passato dai vinili, dai giradischi, ai CDJ, ai lettori CD, all'inizio ero un po' titubante, poi invece mi permette di poter lavorare bene, forse anche meglio, dipende un po' anche dall'utilizzo che uno ne vuol fare, però secondo me si lavora bene anche con io personalmente lavoro bene anche con i CD. Sei affezionato ad un vinile specifico? Beh sì, veramente, uno un po', madonna, è un po' difficile, però ne ho molti,
Molti potrei citare l'album di Pino Daniele, che è un artista che ho sempre amato, e poi appunto sarò ripetitivo, gli album della vecchia musica dell'Afrobeat, appunto come Fela Kuti, che comprai a un concerto proprio di Fela Kuti e quindi quei vinili sono molto legato, ecco. Live, ti terrorizza il palco, il mettere musica, oppure vai liscio così? No, io vado liscio, anche se come DJ piuttosto che il palco preferisco stare veramente a contatto, come stasera in questo caso saremo a contatto col pubblico, è una cosa che preferisco piuttosto che un palco. Li lascio ai DJ strafamosi quelli, a me basta un tavolino di un metro e mezzo vicino al pubblico, va benissimo. Che pezzo non deve mai mancare durante una tua select? Allora, ma vabbè, un brano di Marley sicuramente, come gruppi italiani, brani degli Africa United, che tra l'altro sono grandi, grandi amici e non mancano mai, li metto sempre. E poi va bene, c'è un brano brasiliano che sono legato particolarmente, che è Mama Africa di Chico Cesar. Ecco, chi viene alle mie serate solitamente si aspetta che io metta quel brano, perché è un brano che ho passato tantissime volte nelle mie serate negli anni addietro. Lockdown, domanda Jolly, ti ha permesso di espandere i tuoi orizzonti, ma ancora di più, oppure ti ha fatto entrare in depressione come alcuni artisti? Guarda, all'inizio, penso che molti abbiano pensato come me, ma sì, sarà una cosa passeggera, una cosa che durerà poco. Niente, diciamo che dopo che mi sono reso conto che la cosa era seria, nel senso che si andava per le lunghe, ho cominciato con le persone con le quali, alcune persone con le quali collaboro, abbiamo cominciato, diciamo, a creare dei brani nuovi, delle scalette nuove, non scalette, proprio dei brani nuovi, dei remix nuovi, abbiamo lavorato in quel senso lì. Ma no, depresso no, anche se è stata molto molto dura, è stata molto dura non farsi coinvolgere emotivamente da questa, già insomma il lavoro ci è stato tolto purtroppo, ma giustamente non si poteva fare altrimenti, però noi abbiamo cercato di reagire essendo sempre creativi, ecco. Sei riuscito a fare anche qualcosa online, qualche DJ set online? Ma poche cose, guarda, perché a me non amo molto fare queste cose, a me piace veramente stare a contatto col pubblico. Due piccole robine abbiamo fatto in qualche radio, qualche cosina così sì, però io da casa, per esempio, quelle dirette così non mi sentivo di farle, ecco. I social, Instagram, Facebook, li usi, ti piacciono? Sì, li uso, ma non sono un grande, come dire, non sono molto, come dire, molto bravo a utilizzarli, ecco, diciamo semplicemente mi limito a informare gli amici, il pubblico che mi segue, delle date che vado a fare in giro e basta. Anche Instagram mi perdo parecchi messaggi, non sono proprio, come dire, molto esperto in materia. Progetti futuri? Ma futuri, guarda, io ho un progetto che si chiama Funky Goodness, che è praticamente insieme a DJ Ciaffo, che sarebbe un componente dei Persiana Jones, il DJ dei Persiana Jones. Noi abbiamo questo progetto che si chiama Funky Goodness e a giugno uscirà il nuovo singolo, e quindi abbiamo in programma di fare un paio di serate appunto dove presenteremo questo nuovo singolo. Dovrebbe uscire anche un video. E lo realizzeremo nel prossimo mese, quindi questo è il progetto che abbiamo, oltre alle altre date che stanno cominciando fortunatamente ad arrivare, che andremo a fare in giro. Tu in questo progetto cosa fai in questo progetto? Praticamente, guarda, io e Ciaffo siamo due DJ, lui arriva dal mondo, diciamo, dell'hip hop, quindi come tecnica del DJ lui usa molto gli scratch, io ho la tecnica classica del DJ, long mixage, quelle cose così, e praticamente abbiamo unito i nostri due stili, insomma, da DJ, nel modo di mixare, e questo è un progetto dove proponiamo tantissimo funky,
soul, funk, sia le cose classiche che le cose un po' più moderne. E niente, abbiamo queste due console dove diciamo interagiamo uno sull'altro, lui con gli scratch, io con le selezioni mix, ed è una cosa carina che al pubblico piace e fortunatamente riusciamo a lavorare abbastanza anche. Tre artisti musicali che bisogna assolutamente conoscere. Pino Daniele, perché come me è amante del reggae, Marley, assolutamente, sarò scontatissimo, però io anche amante del funky, il King, James Brown. Ecco, loro sono veramente i tre artisti che mi hanno ispirato tantissimo. Cioè, aggiungerei appunto, ho già nominato quel re dell'Afrobeat, Fela Kuti, io adoro l'Afrobeat, quindi proprio veramente... Questi secondo me, almeno la mia valigetta, i brani di questi artisti non mancheranno mai. Molte grazie. Grazie, ciao. A voi. Ciao.